Una nuova energia, tanti giovani, tante donne e uomini di talento che hanno vinto un concorso trasparente per poter dare forza alla realizzazione di progetti importanti per le sfide della nostra area metropolitana, delle scuole, del PNRR, le strade, i temi ambientali, i grandi progetti di riforma e di infrastrutturazione legata al piano strategico. Una grande opportunità, una grande possibilità che con la forza di queste ragazze e di questi ragazzi riusciremo a mettere in campo per un grande rilancio dei nostri territori. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dato il benvenuto questa mattina nell'aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nuova ai 145 nuovi assunti dall'ente di Piazza Matteotti, vincitori del concorso bandito nel secondo semestre dello scorso anno insieme al Comune di Napoli. Nello specifico, i nuovi dipendenti della città metropolitana, che rafforzeranno tutti gli uffici, con particolare riguardo a quelli responsabili dei progetti infrastrutturali, sono divisi tra i seguenti profili: 31 istruttori e 3 specialisti in attività tecniche, 59 istruttori e 10 specialisti in attività amministrativo-contabili, 28 specialisti in attività giuridico-amministrative, 10 agenti di polizia metropolitana e 2 specialisti dell'area di vigilanza, per finire un istruttore e uno specialista del settore informatico. Fino ad alcuni anni fa i dipendenti dell'ex provincia di Napoli erano circa 1500, successivamente, sulla base di alcune riforme e di numerosi blocchi del turnover tra pensionati e nuovi assunti, il personale si era ridotto drasticamente. Al 31 dicembre 2022 i dipendenti in forza all'ente erano 743. Nonostante ciò, ha affermato il sindaco Manfredi, il personale in servizio è riuscito con grande sforzo a lavorare in maniera efficace ed efficiente per il territorio. Con i nuovi assunti diamo respiro agli uffici, che potranno così programmare il loro lavoro in maniera ancora più proficua e strategica. Obiettivo dunque la realizzazione della grande mole di progetti del programma strategico e di quelli messi in campo con il PNRR, consentendo a molti giovani di poter mettere le proprie competenze al servizio della propria terra. I dati di ieri dicono che molti nostri laureati vanno a lavorare al nord e all'estero, questo invece è un segnale in controtendenza. Sì, sicuramente noi abbiamo dato un'opportunità significativa a tanti giovani. Tra la città metropolitana e il comune di Napoli abbiamo assunto più di 1000 persone, quindi anche un'opportunità per tenere tanto talento nei nostri territori, evitare questa migrazione. Questa è la strada giusta da seguire. Thank you.